prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano vieni. Osserva dalla cima della Mana, dalla cima del Senire, dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Il leopardo è citato nella Bibbia diverse volte e quasi sempre insieme al leone. Perché? Perché il leopardo, come il leone, è simbolo di forza e di agilità. Però intorno alla figura del leopardo, che in sé era un animale già presente in Palestina all'epoca e abbastanza comune, si incontrava abbastanza comunemente, sulla figura del leopardo si sviluppò una leggenda molto interessante intorno al Medioevo. E perché questa leggenda nacque? Perché il nome del leopardo, se voi ci fate caso, è l'unione di due termini. Ha in sé la parola leo, che significa leone, e pardus, che deriva da pantera. Inoltre pantera di per sé viene dal greco panteros, cioè tutti gli animali. Quindi il leopardo era visto come una specie particolare di pantera, e forse biologicamente lo è anche. E la tradizione raccontava che questa pantera dormiva faceva un grande banchetto e poi dormiva per 3 giorni nella sua caverna. Al suo risveglio emetteva un grande ruggito e il suo alito attirava tutti gli animali, tranne il drago, che veniva spaventato e si allontanava. Questa è chiaramente una favola mitologica, una leggenda, che però ha un significato simbolico molto preciso, perché la pantera rappresentava Cristo, che per 3 giorni dormiva, dopo il banchetto, quindi dopo l'ultima cena, per 3 giorni dormiva, e alla fine veniva fuori dalla sua caverna e emetteva questo ruggito che indicava la parola di Dio. E abbiamo visto, quando abbiamo parlato del leone, come la parola di Dio veniva assimilata proprio al ruggito del leone. E teneva lontano con questo ruggito il drago, il demonio, mentre attirava a sé tutti gli altri animali, cioè tutte le altre genti. Ecco quindi che questo animale aveva in chiave proprio cristologica una sua leggenda nata nel Medioevo e mantenuta a lungo. E inoltre capitava qualche volta che questo animale fosse visto anche come simbolo del peccato di lussuria o di ira. È chiaro il perché: è un animale comunque che rimanda all'aggressività. Non capita poche volte che questi animali, abbiamo visto, abbiano un'ambivalenza di significato. Nel caso del leopardo, però, i significati positivi sono prevalenti rispetto ai significati negativi. I leopardi sono diffusi tra l'Africa e l'Asia in uno degli spazi più grandi che la fauna selvatica occupi in generale. Però il leopardo delle nevi ha una sua specializzazione, vive nelle zone del Tibet, della Mongolia, a altitudini che arrivano fino ai 4.500 metri. È una specie che ha molta connessione
con l'Italia proprio perché l'Italia è uno dei più grandi compratori di lana di Kashmir e lui è il predatore delle pecore di Kashmir, quindi è perseguitato per questo motivo. Ecco perché in fondo qui cerchiamo di riprodurlo, questi sono animali che appartengono a un progetto europeo, ne abbiamo circa 300 in Europa e sono nati per fortuna tutti negli zoo italiani ed europei. Quindi la possibilità che questi animali possano tornare nel loro ambiente naturale è anche dovuto a questi progetti di conservazione che via via vengono, diciamo, adottati da varie strutture in Europa. Sono circa 320 le strutture che si, diciamo così, zoologiche, che si occupano del leopardo delle nevi, che è una specie davvero bellissima e anche molto delicata, quindi occorrono specifiche competenze per poterlo gestire al meglio. Il leopardo è molto elusivo, è molto agile, è una specie che ha delle caratteristiche, diciamo così, speciali. Normalmente in natura è molto solitario, però si è scoperto più recentemente che in zona del Tibet esistono dei passaggi che loro marcano con delle marcature odorose da cui tutti i leopardi passano e in qualche maniera questi loro odori sono un sistema di comunicazione per tenersi in contatto l'uno con l'altro. Quindi solitari sì, ma non isolati come si pensava un tempo. La sua pelliccia e la sua coda così maestosa servono anche per bilanciarsi nei grandi balzi. Questo è uno dei più grandi saltatori del mondo, quindi se si facesse un'Olimpiade sul salto in lungo, sicuramente tra le medaglie più importanti sarebbe quella andrebbe assegnata proprio al leopardo delle nevi. È specializzato su prede relativamente piccole. L'uomo fa molta fatica a vederlo nel suo ambiente naturale perché è un animale che riesce a scomparire, lo chiamano anche il fantasma della montagna. Uno dei più grandi studiosi che ha cercato di capire il suo comportamento ha impiegato quasi un anno per vederne uno nel suo ambiente naturale. Ecco, qui vedete ricostruita un po' il suo habitat, fatto anche di arbusti, piccoli arbusti, rocce. Loro tendono a stare poi nelle zone alte dove dominano nella parte bassa. La loro bellezza e la loro attrattiva è stata, se vogliamo, anche un po' la loro sfortuna, perché l'uomo li ha anche perseguitati per la bellezza e il pregio della loro pelliccia, che ancora oggi qualche ricercatore mi informa si trova sui mercati di Vladivostok. Quindi stiamo parlando dell'estremo est della Siberia. Eccoci pronti ad entrare nella chiesa di Santa Maria in Organo per guardare, scoprire un altro dei nostri animali nella Bibbia, il leopardo. Ma volevo dire prima di entrare due cose su questa chiesa, che forse pochi conoscono fuori dai percorsi turistici abituali e tante volte ignorata, ma è una chiesa che è una vera e propria pinacoteca, uno scrigno di tesori, a iniziare dalla cripta che pochi conoscono, dai molti quadri e opere d'arte che conserva, addirittura in sacrestia è conservata una reliquia della croce con il sigillo del vescovo dell'epoca che attestò l'autenticità della reliquia, ma pochi forse sanno che addirittura il campanile attualmente ha 6 campane che vengono suonate dai campanari che partecipano ancora oggi
manifestazioni campanarie e sono molto famose e molto rinomate. Già nel 1544 le campane erano 5 e anch'esse erano campane famose, campane suonate ad arte, campane che si usavano per richiamare le persone al culto. Oggi l'arte campanaria è un'arte che pian piano sta scomparendo, ma che speriamo si conservi e si preservi grazie a luoghi come questo. Adesso andiamo a vedere in dettaglio dov'è il Leopardo a Santa Maria in Organo. Nel coro di Santa Maria in Organo, una magnifica opera di Fra Giovanni, iniziata nel 1494 e portata a termine nel 1495, parliamo di un altro degli animali che si trovano in questa chiesa. In realtà, guardando bene, gli animali se ne trovano molti. Se venite a vedere, potrete osservare conigli, civette, la muletta, che è un asino che portava in groppa Gesù, che veniva portata in processione in questo quartiere il giorno della Domenica delle Palme, fino a poco tempo fa, relativamente, insomma. Però noi ci concentriamo solo su alcuni degli animali, gli stessi che abbiamo visto al Parco Natura Viva, per vedere come lo stesso animale visto in natura abbia poi un significato tutto particolare nell'arte. E oggi andiamo a vedere proprio il leopardo. Non è facile trovare un leopardo nelle chiese, provate a guardare, provate a cercare, forse siete più bravi di me, riuscite a trovarne qualcuno in più. Io ho trovato questo, che è qui in questa chiesa, dipinto sulle spalliere dei sedili posti ai lati del presbiterio, della sede presbiteriale, dell'altare praticamente, dove si celebra oggi l'Eucaristia. Ufficialmente attribuiti al Caroto, in realtà questi dipinti, da più di uno studioso, in particolare dal Rognini, vengono attribuiti al Bruciasorzi e anche noi ci atteniamo a questa attribuzione. In questo dipinto noi vediamo un leopardo che azzanna un cervo, gli salta la gola, una scena di caccia, una scena cruenta, una scena violenta. Però che cosa stiamo guardando in realtà? Semplicemente la voglia del pittore, che fosse il Caroto, che fosse il Bruciasorzi, adesso ci interessa anche poco, di dipingere una scena naturalistica, o forse c'è dietro un messaggio simbolico diverso, più profondo. Abbiamo visto, quando abbiamo parlato al parco, che il leopardo aveva un significato positivo nel simbolismo medievale, spesso, non sempre, perché questi animali hanno sempre questa ambivalenza, però il leopardo aveva spesso un significato positivo. Addirittura col suo ruggito attirava a sé tutte le fiere e faceva scappare il drago, il nemico, il maligno, il demonio. Anche il cervo ha un significato positivo, perché ricorda l'uomo che cerca Dio. Come il cervo cerca l'acqua, dice un salmo, l'anima mia cerca il Signore. Però nella simbologia medievale il cervo aveva anche un significato diverso, ricordava il peccato della lussuria. Quindi posto lì, posto proprio vicino a dove si celebra, posto con questa tipologia di rappresentazione, non è azzardato pensare che in questo caso noi vediamo il leopardo che azzanna il cervo a ricordare la forza di Cristo che azzanna e spegne il peccato della lussuria. Cioè, in Cristo qualunque peccato muore, decade, perde forza, perde potenza. Addirittura Cristo diventa il cacciatore dei peccati, è colui che dà forza. Tutto posso, dice San Paolo, in colui che mi dà forza, in Cristo.
stiamo per tornare nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso, questa chiesa che a lungo fu anche un'abbazia benedettina, cioè aveva attaccata a un convento benedettino, e che presenta tra le tante particolarità, tra i tanti gioielli che custodisce, una chicca, forse qualcosa di più prezioso di tutto il resto, ed è la cappella di San Biagio, che conserva davvero delle opere d'arte e in particolare conserva un affresco di San Biagio che predica gli animali, dove possiamo vedere tanti animali e tra questi un leopardo. Allora, siamo all'interno della cappella di San Biagio, dentro la chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Una cappella che di per sé, da sola, è veramente una piccola meraviglia. Viene raccontata tramite affreschi tutta la storia della vita di San Biagio, questo santo che subì il martirio, pensate, 3 anni dopo l'editto di Costantino del 313, quando Costantino disse che la religione cristiana era una religione lecita all'interno dell'impero romano. Come fu possibile però che Biagio, nonostante questo, subisse il martirio? Perché in realtà l'impero romano era molto vasto, era un periodo molto particolare dove anche le decisioni dell'imperatore non venivano proprio assunte immediatamente. E Biagio era vescovo di Sebaste in Armenia e quindi una zona abbastanza lontana, decentrata rispetto a Roma, rispetto alla capitale. Subì purtroppo veramente una serie di difficoltà nel vivere la sua vocazione, il suo mandato di vescovo. Una delle cose che fece fu quella di scappare dalla città e ritirarsi in una grotta dove predicava la parola di Dio agli animali del bosco che lo ascoltavano. E questo momento è ben rappresentato qui da Bartolomeo Montagna, che ci fa vedere Biagio in abiti vescovili, sullo sfondo vediamo la città e davanti a lui un gruppo di animali, un nutrito gruppo di animali che lo ascoltano docili, in silenzio. Sono animali di tutti i tipi, ci sono uccelli, c'è un cane, c'è un leone, c'è un cervo e si vede proprio in fondo addirittura tratteggiata una tigre. E tra la tigre e il leone, se guardate bene, c'è il volto di un leopardo che ha il corpo appena appena maculato. E c'è un cinghiale, animali di tutti i tipi, sicuramente non animali che troveresti in un bosco come lo immaginiamo noi oggi. Sicuramente, tra l'altro, se guardate sia le vesti di Biagio vescovo, sia lo sfondo della città, non sono riconducibili all'epoca storica in cui sappiamo San Biagio era vissuto, bensì si rifanno all'epoca di chi ha affrescato del Montagna praticamente. E questo lo vediamo, è un po' una cosa che si ripete. Non è importante trasmettere esattamente un avvenimento storico quanto trasmettere un messaggio. E perché questo messaggio possa essere capito, lo si incastona con riferimenti che chi guarda può capire. Quindi il Montagna descrive la scena per chi la guardava nel momento in cui lui dipingeva, non pensando proprio di tramandare un fatto storico, anche perché quello che noi sappiamo comunque della vita di San Biagio come santo ha pochi riferimenti storici, non abbiamo molte prove di quello che viene raccontato. Sappiamo che è famoso per aver guarito un bambino che aveva un problema alla gola, una lisca che gli si era incastrata nella gola e rischiava di soffocarlo, e per questo viene invocato come protettore di tutti i malanni legati alla gola. Comunque è interessante questo affresco proprio per questa visione degli animali. Animali che quindi forse non hanno solo un fine descrittivo, ma probabilmente hanno anche un fine simbolico. Abbiamo visto come il leopardo, nel nostro caso, aveva sempre una simbologia positiva, ricordava il Cristo che dopo 3 giorni risorge, esce dalla grotta, però, come quasi tutti i simboli, può avere anche una valenza negativa, può ricordare, evocare la cattiveria, la perfidia, addirittura la lussuria. Lo stesso accade per il cervo, che è quasi in primo piano, simbolo alle volte di lussuria, altre volte simbolo dell'uomo che anela a Dio. E lo stesso potremmo vedere per tutti gli altri animali. Quindi anche in questo caso la chiave di lettura forse più corretta è proprio quella che vede la parola di Dio
capace di sciogliere, di ammansire qualunque bestia, qualunque fatica, qualunque difficoltà, sia essa una bestia di ordine naturale, di ordine reale, sia essa molto più probabilmente qualcosa che noi coviamo dentro. I brought you to the cheetah exhibit, not because the cheetah mentioned in the Bible and we try to present as part of the biblical. Riguardo al ghepardo, non è citato nella Bibbia e non cerchiamo di preservarlo in quanto parte della collezione biblica dello zoo, ma perché il ghepardo è un altro simbolo di cosa è successo qui con la fauna locale. È difficile da credere. Pensi di dover andare in Africa a vederlo, ma si trova qui, in Terra Santa. Nella Bibbia, come dicevo, puoi trovare racconti o citazioni del leopardo, ma non del ghepardo. Ovviamente tutti gli animali rientrano nella storia dell'Arca di Noè, ma il ghepardo non è citato. Però è un grande esempio, un triste esempio di cosa accade qui dagli ultimi 100 anni. Viveva in Israele e abbiamo prove di ghepardi che vivevano a non più di 5 chilometri da qui, da Gerusalemme, nel 1920. Ci sono prove certe che l'ultimissimo è stato visto in Israele nel 1959. Li abbiamo persi tutti. Dobbiamo sempre ricordare il ruolo degli zoo moderni come arche di Noè, per evitare che estinzioni simili si ripetano in futuro, per cercare di conservare cosa ancora abbiamo, per cercare di recuperare e, dove possibile, reintrodurre ciò che abbiamo perso. Questo è il principale, unico, reale scopo degli zoo moderni, essere come una moderna arca di Noè. Unique role of the modern zoos, to act as a modern Noah Ark. So here we have three leopards. This is a Persian leopard. Persian leopards are very close to what we used to have in the north of Israel. In Israel we used to have. Qui abbiamo tre leopardi. Sono leopardi persiani, molto simili a quelli che abitavano in nord di Israele. In Israele c'erano due grandi specie di leopardi. La più grande era molto simile come taglia e peso a quella che vedete qui. Questi sono persiani. Noi avevamo i leopardi della Galilea o dell'Anatolia, come sono chiamati oggi. I leopardi sono citati nella Bibbia in pochi casi. Erano abbastanza comuni, quindi la gente ne vedeva molti. E uno dei modi di dire principali è se puoi rovesciare la tua pelle come un leopardo. Eccone uno che si avvicina. Si può vedere che è molto grande. Il leopardo principale che abbiamo è questo. Arriva dall'Italia e si chiama Lio. Stiamo cercando di allevarlo perché è una specie in pericolo di estinzione. In Israele abbiamo ancora una specie chiamata il leopardo del deserto o leopardo arabo, più piccolo di questo, circa la metà. Vivono nel deserto, ma non sappiamo quanti sono. Ma vivono ancora in natura. Si pensa tra gli 8 e i 10 esemplari. They're about half the size of this big leopard, they still live in the desert. We don't know how many of them are still living in the wild in Israel. Some say between 8 to 10. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Vieni con me dal Libano, sposa, con me dal Libano, vieni. Osserva dalla cima della Mana, dalla cima del Senir, dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana.